quel ramo del lago di Como. Angelo! Sto arrivando! Ciao Abate, carissimo, sapessi per arrivare da te, pensavo di trovare un po' di sole sul lago, ma niente da fare. Ma Abate, per caso hai visto Angelo di Tainjoy Man dalla verdura? Angelo, ma sai che è un mesetto che non lo vedo neanch'io. Prova a chiedere ai ragazzi di Emotional View, che loro lo conoscono bene, sono amici, e ma l'hanno fatto incontrare loro, per cui prova a chiedere a loro che vedrai che lo sanno dove trovarlo. Ascoltami, Abate. Ma per caso c'hai un po' di qualcosina da darmi? Non so, è andata bene qualcosa? Sei uscito in barca? Abbiamo pescato un po' di pesce persico e un po' di lavarello. Non troppa roba, però riesco a darti qualcosina che ce l'hai in laboratorio filettato. Dai, ok. Allora un po' di pesce mi fa comodo. Ciao Abate! Ciao Ernie! Ciao! Ma cosa ne dite, ragazzi, di rendere Tainjoy Man dalla verdura più creativo e interessante? Se per esempio facessimo cucinare Angelo nudo? Ma non è che nudo non mi piace, servirebbe un mezzo di trasporto. Ma se facessimo cucinare sul monopattino? Ma no, ragazzi, io direi... Siete voi i ragazzi di Emotional View? Sì, siamo noi, perché? Cerco Angelo! Ma sai che è tanto tempo che non passa di qui? Ditegli che è passato Ernie della Zwilling Group e che l'aspetto a Milano, in via Pietrasanta. Da ora in poi si fa sul serio. Ciao, sono Angelo. Non sono uno chef, ma amo cucinare e soprattutto mangiare. Vieni con me alla scoperta dei sapori della nostra terra. Sei? Sono Angelo di Tainjoy Man dalla verdura. Finalmente Angelo, benvenuto. Grazie. Quale piacere averti nella mia cucina, la cucina di Zwilling Group. Grazie. Bene, benvenuto Angelo, benvenuto. Ascoltami, devo dirti la verità, che io sono venuto fino al lago per poter prima di tutto cercare te e non ti ho trovato. Ma ho trovato però un grande amico e mi ha detto, bah, qui dovremmo avere qualcosa del lago, ma non mi ha dato niente. Sì, sì, lo so che ho sentito Abate. Ecco, hai sentito il mio amico pescatore. Ciao Abate, un saluto. Mi ha detto che mi ha cercato, ma io ero impegnato in altre cose. Ah, vedi. Però mi ha dato una cosa per te. Mi ha dato del pesce persico. Mamma mia, grande l'Abate! Ma levami una curiosità, no? Sai dove sei? Sei nella cucina, nella mia academy qui in Pietrasanta. Ma come ti sei vestito? Sono venuto a Milano. Ho capito, a Milano. Ti spiego, noi di Como quando scendiamo in città ci vestiamo un po' bellini. Tu pensi di andare a ballare così? No, ma so già dove vuoi andare a parare. Allora? Mi sono portato l'attrezzo del mestiere. L'attrezzo del mestiere, perciò ce l'avevi nascosto, perché dici ora lo chef chiederà sicuramente. E allora ora ci inventiamo qualcosina proprio sul pesce persico. Hai qualche idea? Già sì, prima. Un'idea ce l'ho, sai. Allora, devi sapere che poi nell'Academy del gruppo Zwilling trovi tante attività, no? E perciò in questo caso, vedi, c'ho una wok e ho pensato, pesce persico a sto punto qua, ho già acceso per poter portare un po' l'olio a temperatura, perché sto pensando a una fritturina. Vuoi friggere? Voglio friggere, sì. Voglio friggere, mi ma piace. Io voglio sfidarti ancora di più, perché insieme al pesce persico ti ho portato un altro prodotto di un mio amico che tu non hai conosciuto, che è Rolando, che fa uno zafferano in provincia di Como, fantastico. Zafferano di Rolando, molto bene, lo metteremo come profumazione all'interno di una pastella che andremo a creare, perché la frittura la faremo con sta pastellina. Allora, io faccio una cosa, questa volta ti farò io da aiuto chef. Dai.
mi metto a fare la pastella. Dai, mettiti a fare la pastella, non pensare che sia una cosa semplice, fa la pastella, perciò falla come si deve, proprio perché poi quando andremo a appoggiare all'interno il persico deve essere così costruita bene che possa prendere bene vicino alle pareti del pesce, mi raccomando, okay. Angelo. Ok, vado allora. Allora, passo questo attrezzo. Perfetto, ma Ernie, mentre io faccio questa acqua, farina e zafferano, classica pastella, mi racconti un po' la tua cucina, cosa fai tu? Te la racconto volentieri, perché io entro a far parte del mondo della cucina già da piccolo. Devi sapere che a Napoli, io sono nato a Napoli, e si pescava, quando ero bambino io, si pescavano i frutti di mare, si cucinavano per strada e si vendevano. Il vecchio street food, che oggi invece i ragazzi giovani pensano che lo street food possa essere invece quello del panino. Ma quello era il vecchio street food. La mia cucina si rifà proprio a un periodo dove i maccheronai, perciò fine 700, inizio 800, la cucina dei monzù franco-napoletana, si rifà proprio alla storicità di quel momento. I maccheronai del 700 lo dimostrano perché erano coloro che cucinavano la pasta in strada e la vendevano. C'è una vecchia storia napoletana che dicono che addirittura si affittava, pensa, l'omino o la persona che aveva la mano più grande, perché mica c'erano le posate e i piatti, perciò si prendeva direttamente su questa grande lastra di ferro dove veniva poi saltata la pasta, si prendeva il mucchietto di pasta, come si riportava nel film di Totò, quando con le mani, e si mangiava così. Perciò chi teneva la mano più grossa pigliava più pasta. Bravo, tu avresti avuto un grande successo, perché ti chiamavano e ti davano la monetina proprio per fare questo. Bene, questa è un po' la mia cucina. Perfetto. Ok? Guarda, la consistenza come ti sembra? Vediamo, tira su. È un po' molle? È un po' molle, perciò mettimi ancora un po' di farina. E poi aggiungo lo zafferano. E poi aggiungi lo zafferano alla fine, appena sei pronto, così possiamo iniziare la nostra fritturina. Beh, vedi, avevo già preparato nella padellina tutti i filetti, e perciò appena tu sei pronto iniziamo a comporre questa piccola frittura. Ma toglimi una curiosità. Dimmi tu. Ho visto che c'è un pezzo di zucchina nell'olio, come mai? Ma te che mestiere fai? Me lo vuoi rubare? Come si dice? Ho l'occhio attento. Beh, mi fa piacere, perché io nell'olio metto all'interno, che sia un ortaggio, che sia una verdura qualsiasi, o anche un tocco di pane, come si faceva una volta. Perché secondo te, Angelo? Andiamo a scoprirlo insieme, tanto che sei ospite. Per capire quando l'olio è caldo? Una di queste qualità è proprio capire l'olio quando è caldo. Quando quello va a chiudere, cioè quando il fritto, cioè il movimento del fritto, va a chiudere la rosa intorno, in questo caso alla zucchina che ho messo, io so che sono a una temperatura giusta per poter andare a friggere. La giusta temperatura quale potrebbe essere? Ho usato un olio d'arachide e perciò diciamo che sono sui 130-140 gradi, massimo 150, dico di non spingere tantissimo, sennò poi andiamo a tempura, 180 gradi e su, fino ad arrivare a 200 anche, va bene? Ok. Quindi io ho preparato la pastella, ho aggiunto anche già lo zafferano. Bene, per la profumazione, vediamo giusta, ok, ci siamo, dai, perfetto, grazie. Allora, usiamo la classica pinza e andiamo piano piano a prendere il filetto che mi hai portato tu dal lago, e andiamo piano piano a inserirlo nella nostra ragionamento. Vedi come sfrigola bene. È il bel persico questo qua. Sì, meraviglioso. Andiamo ancora avanti, che ne abbiamo di persico, perciò siamo pronti poi a... Sono affamato poi. Sei affamato, sì, vieni dal lago di Como, è chiaro che sei affamato. Io direi che va molto bene. Diciamo che ci siamo quasi. E tra l'altro secondo me anche lo zafferano dentro la pastella aiuterà a profumare. Io lo sento, non, specialmente in frittura, tutto quello che metti poi in pastella ti fa ancora di più esaltare il profumo, no? Poi guarda, questo è uno zafferano fantastico, io sono andato, ho conosciuto Rolando, che è una piccola attività, ha questi campi di zafferano e il prodotto che ne esce è veramente di altissima qualità. Bene,
l'ultimo filetto è dentro. Filetto è dentro, siamo pronti. Ti faccio prego, grazie, ti lascio tutto quanto. Io vado a scolare quasi. Vedi a cosa serve la rete? Perfetto, che meraviglia. Impiattiamo. Dai. Allora, dammi una terrina, bravo. Allora, io te lo metto tutto qua. Ma che meraviglia, va. Ma com'è tenero, eh? Poi profumatissimo, bello il colore anche dello zafferano che ha dato alla pastella. E vedi come è asciutto, eh? Perfetto. Dai così, aspetta che ti metto anche questo, perché no? Dai. Ok. Ma sai che adesso vedendo questo persico mi è venuta un'idea, un abbinamento un po' azzardato. Ma le tue idee... Aspettami un secondo. Va bene. Lei è Ilaria. Ciao Ilaria, Erdi Lombardo, benvenuti in Accademia. Grazie mille. Sai che lei fa un lavoro che c'entra con quello che abbiamo fatto, ma non ti aspetteresti mai di abbinare una sua creazione a un fritto. Dai, raccontami Ilaria. Io sono una food designer di dolci. Esatto, mi piace creare qualcosa di diverso con i gelati e con i dolci. Beh. Però nel vostro caso mi sono dilettata per farvi un gelato salato. Gelato salato. Da abbinare al vostro persico, giusto? Persico, certo, che fritto. Viene dal lago di Como. Esatto. Fantastico. Vai, ma quindi cosa hai fatto? Cioè, ho fatto dei mini stecchi alla salsa tzatziki da abbinare al vostro pesce persico. Mi sembra, vogliamo mi sembra provare. Interessante. Dai, proviamola. Così, ecco qui. Oh là, che bello. Che bello, dai. Bene, io voglio assaggiarlo, posso? Dai, Angelo, sei sempre il solito. Cioè, certo. Guardalo che bello. Ho capito, ma sembra mia figlia, ecco, è un bambino che assaggia il gelato. Va bene. E allora mi tocca assaggiare anche a me. Non posso... Ma è buono. È buono, va bene. Alla tua. Grazie. Adesso lavoro. Secondo me l'abbinamento è perfetto. Fantastico. Vai. Che meraviglia. Impiatto. Dai. Allora. Mettiamo un po' di filetti di persico. La pirofila è di ghisa. Sì, così mantiene il calore, giusto? Mantiene il calore, brava. E ne sa. Sì, ne sa. Cucino poco, cose salate, e però qualcosa. Esatto. Mi passi qualche granello di sale. Ma figurati, assolutamente. Grosso? Sì, ecco. Direi di sì. Guarda che belli che sono. Ecco, e vedi che già sta funzionando la ghisa, perché la temperatura sua in cucina è abbastanza alta e come vedi il tuo gelato si sta già sciogliendo. Esatto, così si può fare la scarpetta col pesce persico. Che meraviglia, mi piace. Guarda come si sta. Sì, dimmi. Sempre, vedi, lui è così e non c'è niente da fare. Ecco, lui devi mangiare, giusto? Sì. Che meraviglia. Ma cos'è questo buon profumo? È un buon naso, Mi sa che sembra quasi un cane da tartufo. Secondo te? Mi ricorda la domenica, i pranzi, mia nonna, pollo arrosto? Ma dai, che hai dominato, bravo Angelo, bravo. Dov'è il forno? È il forno, certo, dove vuoi dire? Non fa vedere. Nel prato. Bene. Ok, andiamo a vederlo, guarda. Guarda che meraviglia. E poi è cotto anche in modo particolare, perché usiamo una pentola particolare che noi chiamiamo cucipollo. Sono molto curioso anche di assaggiarlo perché vedo anche la pelle bella croccante. Sì, croccante, e pensa che anche la parte del petto viene comunque morbida proprio per questa reazione contraria del calore che va a cuocere le carni. Intanto il cucipollo con sul pollo. Intanto il cucipollo con sul pollo. Fantastico. Direi che questa prima ricetta è stata soddisfacente. Ti è piaciuta, Angelo? È piaciuta. Ringraziamo Ilaria che ci ha dato degli spunti interessanti. Sai, le donne sono sempre molto interessanti. Ma adesso invece ho ancora un po' di fame. Cosa mi propone? Hai ancora un po' di fame. Allora, abbiamo fatto la frittura. Diciamo che, per ricordare sempre un po' la mia cucina tradizionale, faremo un zit, il zitto, con variante un po' napoletana e un po' qualcosa mi ricorda anche la tua provenienza, no? Tu vieni da Como e perciò siete molto bravi in quelle che sono le spezie. A loro un
po' di rosmarino, un po' di salvia. Poi invece andiamo nella tradizione, usiamo dell'aglio scamisciato e infine questo zito, poi rigorosamente saltato, lo cuoceremo con olive e chiappariella. Lascio a te quello che è la preparazione. Molto bene, il pomodorino, iniziamo da lì. Allora, vorrei che tu mi facessi un taglio alla mezza. Per così. Allora, si dice alla mezza il taglio del pomodorino perché preferibilmente lo si taglia da dove nasce, cioè dal picciolo andando in giù. Così la parte interna, cioè la sua colonna vertebrale, sarà capace di reggere tutta la sua polpa interna. Ok? Perciò mi fai un taglio alla mezza. Quanti ne vuoi? È un 4-5 almeno, dai. Poi meglio abbondare che no. Mettine anche altri due, mi fa piacere, così ce l'abbiamo già. Ecco, attenzione, vedo che sei molto accorto, perciò usi la parte non dove c'è la lama, ma l'altra del coltello per poter avere questo. Poi cosa aggiungiamo in padella? Dai, aggiungiamo l'aglio, forza, aglio scamisciato, e perché no? Quindi tolgo la pelle? Quindi togli la pelle, tranquillamente, cioè la buccia, e poi mi vai a tagliare testa e coda, cioè me lo rifili un pochino, e lo schiacci con le mani. Va bene, non togliamo l'anima interna, perché lo faremo solo... Bravo! Lo faremo solo soffriggere, poi dopo lo toglieremo, cioè non finiremo la cottura tutta con l'aglio. Okay, bene, uno spicchio d'aglio, andiamo ancora avanti, salvia, alloro e rosmarino. Allora, 2-3 foglie di salvia, rosmarino, alloro. Fai te come porzioni, fai te. Tutto sì, ancora dai, intero? Via, tutto intero, senza aver nessun tipo di problema. Diciamo che il gambetto della salvia forse lo toglierei, okay, perché sennò ci viene un po' amaro, Ok, invece quello del rosmarino lo teniamo? Quello del rosmarino lo teniamo perché così sa un po' di bosco. Uniamo tutto questo, l'oliva che ha il nocciolo, perciò ti prego di poterlo togliere. Oliva di Gaeta. Oliva di Gaeta. Molto bene, 25 grammi di burro. Ok, li andiamo a inserire all'interno. Questo lo riponiamo qua. In questo caso mi stai già pulendo le olive di Gaeta. Le vuoi tagliate, le vuoi intere? No, le voglio intere così, okay. Denocciolate solo e basta, perfetto, nient'altro. Perfetto. Poi metteremo il cappero e in quest'acqua che bolle, perché vedi che l'acqua bolle e quando bolle l'acqua è il momento di tirar giù la pasta. Perfetto. Allora, ti do un po' di olive. Via. Ti bastano? Grazie, altre? No, va bene così. Va bene, okay, così, voglio solo i capperi, grazie. Ok, ma sono salati però questi capperi? Sono salati, dai. Allora, facciamo quello che si faceva una volta. Sono salati, ok? Come facciamo per poterli dissalare un pochino senza andare a fare nient'altro? Li immergiamo direttamente nell'acqua di cottura. Il sale, ancora non ho salato l'acqua, andrà a condire quello che è la nostra acqua per la pasta e poi all'interno li mettiamo nella padella. Uniamo ancora un po' di sale perché è troppo poco quello della, e parliamo ora della pasta che andremo poi a... Ce l'hai lì, guarda! Zitto! Zitto! Ho scritto una famosa ricetta io, zitta da zitta. Il zitto, devi sapere, che ricorda un po' tante storie napoletane antiche. Va bene? Perciò andiamo a spezzarli velocemente, mi raccomando. Queste dimensioni, grazie. Ti aiuto anche io, così facciamo prima. Ok? Ok? Perfetto. Dai, via, via, via. E siamo pronti perché l'acqua bolle. Alziamo ancora una fiamma. La fiamma così ce la troviamo che bolle perfettamente. Invece il nostro condimento deve andare non troppo tempo. Il nostro condimento deve andare molto poco, vedi che ancora non l'ho acceso, proprio perché dobbiamo fare la pasta. La pasta ha bisogno di almeno 10-12, addirittura anche 15 minuti. Allora, ci siamo? Finisco i ziti. Sì, dai, finiscimi gli ziti. Vedi, vedi, senti che rumore, senti che meraviglia. Guarda, e questo rumore ci porta anche a noi, no, compagnia. Ok. Gli ziti sono fatti. Sono fatti gli ziti, dai, buttiamo giù la pasta, la caliamo, via così, perfetto.
Ma vedi un po' giallina l'acqua, hai visto? È il cappero. È il cappero, bravo. Perciò profumerà tantissimo questa pasta. Io ho iniziato già al saltare. Altra grande qualità, vedi che sto usando una spatola in silicone. Abbassiamo un po' la fiamma perché sennò abbiamo la fuoriuscita di quello che è l'acqua. Ok, allora vorrei che procedendo tu iniziassi già a tagliarmi il prezzemolo. Perciò fammi un bel taglio, mi raccomando. Io qui vado già a spegnere. Solo le foglie senza il gambo. Cottura, solo fogliette, il gambo non eliminarmelo proprio. Mi fai un taglio molto fine. Ecco, diciamo che vedo che sei anche abbastanza preparato, però mi avvicino a te per cercare di spiegarti che ti conviene impugnarlo prendendo la lama sul taglio e non stando sul manico, così sfrutti completamente quello che è l'attività del coltello in tutta la sua forza. Provaci e vedi. Taglio perfetto. Quando, mi raccomando, sempre al contrario. Ok. Andiamo avanti. Diciamo che facendo la mezza cottura io direi che vanno già bene, eh? Vedi, il colore è già giusto. Perché finisci di saltarla poi cuocerla sì, dai, però come si fa in tradizione? La si assaggia anche, dai, fammi tu da testa, assaggia la pasta e dimmi com'è. Questo è un vecchio trucco che si usa, assaggiala te, così se sbagli, sbagli te. Dai, forza, come siamo? 2 minuti. Il prezzemolo come sei? Direi che è pronto, ti piace? Direi che è pronto, mi piace, ok, perfetto. Questo qua è lo zafferano che ti ho detto prima del mio amico Rolando della Collina d'Oro. Sì. È un prodotto fantastico e secondo me, anche se ci sono tutti degli ingredienti del sud, questa cosa della profumazione dello zafferano può dargli uno sprint in più. Dai, uniamo nord e sud. Vai. Non esiste direttamente. L'Italia è Italia, dalle isole alle Alpi. Vai così, bene, mi fa anche piacere perché ha una profumazione meravigliosa sto zafferano. Ci siamo, eh? Allora, l'aglio, come dicevi, lo togliamo o lo lasciamo dentro? L'aglio lo togliamo, grazie che te ne sei ricordato. Usiamo un po' delle bacchette giapponesi proprio per andare a togliere il nostro aglietto, vedi? Che è tutto... Quindi nord-sud-est-ovest. Nord-sud-est-ovest. Perfetto, ci siamo, eh? Guarda che meraviglia, guarda. Vai, direi che la mantecatura ci siamo, ma sai chi ci potrebbe aiutare ancora? Ilaria. Bene, sai che a me in cucina la collaborazione è sempre valida. Ilaria. Bentornata Ilaria. Grazie. Con questa pasta? Io avevo pensato a dei mini cubetti di gelato alla feta. Gelato alla feta? Esatto. A caldo freddo è sempre una cosa meravigliosa. Esatto. L'ho già visto. Come vedi, noi di mantecazione abbiamo usato poco e perciò vieni a fagiolo. Fantastico. Allora, riusciamo a prendere delle pinzettine? Anche con le bacchettine giapponesi vanno benissimo. Prego, assolutamente. Così. Sì. Ma posso chiederti di assaggiarla prima? Certo. Addirittura sei curioso, eh? Beh, prima di mettere un ingrediente in un piatto, è giusto assaggiarla. Certo, certo. Che meraviglia! Dal sapore. La difesa è fresca. E ci sta bene con l'olive e con i capperi. Sì. Vai, vai. Mi metterei qualche cubetto. Sì. Andiamo giù di cubetto. Fantastico. Che meraviglia. Guarda le bacchette e poi come. Sembrano sue. Sta attento, Angelo, mi unisco anche io con un'altra spatola, dai. Ok. Così andiamo sempre a... Perché si sente questa feta, che è un formaggio poi... Che dalla parte un po' salatina, un po' acida, un po' cremosa. Siamo sempre in un paese meraviglioso, qual è la Grecia, sai? Esatto, poi anche... dietetica tra virgolette, quindi anche le donne se la possono mangiare. Guarda quanto posso mangiare un sacco di pesce. Hai visto? Perciò andiamo giù nel giusto momento proprio per dire che il piatto è pronto. Io direi che però a questo punto un assaggio è d'obbligo. Dai, allora, forza, mi piace, dai. Angelo, chissà perché hai sempre la parola giusta. Prego, prima la quando signora, si tratta di cibo. Poi all'uomo di tengio le mani dalla verdura. Tengio e manda la verdura. Ah, tengio e manda la verdura. Ancora non ho imparato questo. Io mangerei direttamente da qua, è così bello. Ma così si fa. Prego Ilaria. Viva. Prima le donne. Viva. Prima voi, che siete gli ospiti. E davanti a questa splendida pasta, io ringrazio Ilaria. Grazie. Ringrazio Ernie e tutto il gruppo Zwilling. E alla prossima avventura con Tengio e manda la verdura.
Cin. Buon appetito. Cin, buon appetito. Amma.